Presidente Fusaro, dopo attesa e pausa dovuta ovviamente al Covid, si riparte. L'Allianz Power Volley è pronta per iniziare la stagione 2020-2021, una squadra nuova, rinnovata, con grande potenzialità, con grandi talenti. Intanto le prime sensazioni per questa ripartenza che aspetta questa società, questo club? Beh, io credo che queste sensazioni non le abbia solo io, ce le abbiamo tutti noi sportivi. Il fatto di essere stati chiusi in casa dal mese di febbraio praticamente, prima settimana di marzo, fino a quando è stato necessario stare in casa, evidente che ha privato tutti del fatto di avere la fine di un campionato come si deve. Noi abbiamo il rammarico che eravamo in semifinale di Coppa e non sarebbe stato male provarci a portarla a casa. Poi magari non ci saremmo riusciti, ma comunque sia, no? Eravamo lì. Il lato rammarico è ci stavamo giocando il quarto posto, eravamo a diversi punti dalla quarta, ma noi avevamo da poter giocare delle partite, diciamo così, giocabili. I nostri concorrenti diretti non le avevano, ma questo sono tutti sei e tutti ma. Il dispiacere che tutti abbiamo avuto è non aver potuto godere delle semifinali, di una finale di Coppa, di Coppa, di non aver visto le finali del campionato, di non aver visto i playoff, e sia noi che tutti gli sportivi di questo certamente ne hanno sofferto e questa è la cosa che mi dispiace di più. Adesso siamo alla ripartenza perché da buoni sportivi noi non molliamo mai, io in particolare, e quindi abituati a lottare fino all'ultimo punto. Abbiamo cercato di ripartire. Adesso finalmente siamo arrivati. Il campionato quest'anno comincia un mese abbondante prima dello scorso anno, e quindi questa è una cosa buona. E quindi anche noi cominciamo gli allenamenti della prossima settimana. Dalla prossima settimana andremo in collegiale, siamo ospiti di Cuneo e quindi saremo 2 settimane a Cuneo. Sarà una cosa molto bella perché sarà una partenza. Con quasi tutti i giocatori, mancano un paio che ancora non sono arrivati, ma che arriveranno subito dopo, e di riflesso sarà un momento in cui di aggregazione, come sempre. La cosa più importante che io ho già ribadito, che ho cercato di fare, era creare un progetto. E il progetto parte sempre dall'allenatore. Noi siamo stati molto fortunati che tutti gli anni, e soprattutto gli ultimi, abbiamo avuto fior di allenatori che ci hanno creato non tanto l'individualità, che poi peraltro è emersa, ma soprattutto la squadra. Nel video di presentazione delle mie società, queste nelle società al di fuori della pallavolo, il video comincia così. Io ero un giocatore di pallavolo. A questo punto la gente dice, e chi se ne frega? In realtà io dico anche, da questo sport ho imparato che non si vince da solo. Tu hai bisogno degli altri. Non prendi la palla a metà campo, scarti tutti e fai gol. Al contrario, più di una volta, massimo due, non puoi toccare la palla, quindi di riflesso hai bisogno dei tuoi compagni. Questo è stato quello che prima l'allenatore precedente e adesso in particolare Roberto Piazza sono riusciti a creare per far sì che non ci fossero, oltre che delle individualità che poi ci sono state, che non ci fossero delle discordanze fra giocatori. Al contrario, sono emerse delle cose straordinarie dove giocatori per buona parte del campionato giocavano in un ruolo non proprio e hanno fatto bene. E questa è stata la cosa straordinaria, quindi avere l'allenatore è la cosa più importante, avere i giocatori che siamo riusciti ad avere adesso è ancora più importante, perché abbiamo creato una squadra certamente all'altezza dei risultati delle ultime stagioni. Un collettivo che è quello che negli anni precedenti, come dice lei, ha fatto la differenza e che siamo certi farà la differenza anche nel prossimo anno, al quale appunto si aggiungono delle belle individualità. Partiamo dall'ultimo in ordine di annuncio, che è Jean Patry, questo giocatore giovanissimo, classe 96, ma che ha già dimostrato ampiamente tutte le sue straordinarie qualità. Lo ricordiamo perché a gennaio dello scorso anno ha vinto il premio di MVP e di miglior opposto per il torneo europeo delle qualificazioni a Togo 2020, quindi un opposto francese che è pronto a dare spettacolo all'Allianz Cloud. Ah, certamente. Io poi immagino una cosa, mi immagino quando è arrivato per esempio Nimir, che tutti rimpiangono me per primo, no? Perché come uomo è una cosa straordinaria, come giocatore tutti l'hanno conosciuto, è evidente che quando è arrivato qua faceva l'alzatore, quindi i nostri allenatori, e ritorno all'argomento di prima, sono riusciti a trasformare un giocatore in un ruolo, in un altro, a farlo diventare. Questo figliolo già parte molto più avvantaggiato. Perché Patry, essendo stato l'MVP di questo campionato e ha trascinato la Francia alle Olimpiadi, credo che sia una scommessa che dovevamo fare.
l'abbiamo fatta e penso che ci darà delle grandi soddisfazioni. E questo sono contento di salutarlo, l'ho già salutato qualche un paio di volte, io poi parlotto un po' il francese fra le altre cose, quindi mi sono un po' cavato, perché lui parla molto bene italiano ed è un bellissimo acquisto per quest'anno. Tra le tante lingue che parla il presidente, bisogna raggiungere anche una nuova lingua, che è il giapponese. Io non so se il presidente Fusaro già mastica giapponese, ma è arrivato Yuki Ishikawa. Allora, presidente, le chiedo, c'è un aneddoto su Yuki che ci vuole raccontare, presentandoci così questo atleta che, lo sappiamo benissimo, in Giappone ha un grandissimo seguito, ma si fa amare soprattutto anche in Italia. Allora, io posso dire le cose che so. Io non lo conoscevo. Io, sapete, sono arrivato da poco nel mondo nuovo della pallavolo dopo averla abbandonata per 40 anni. In realtà una cosa che non conoscevo è quello che ci ha fatto e il male che ci ha fatto quando siamo andati a giocare a Padova. Questo figliolo, perdevamo 2-0, siamo arrivati 2-2, 10-8 per noi il quinto set, è andato in battuta, ci ha fatto un mazzo, se me lo consentono le persone che mi ascoltano. E insomma, questo si è vinto il set da solo, abbiamo finito 15-10, quindi questo è il primo aneddoto che mi ricordo di questo ragazzo. La seconda cosa straordinaria è che appena abbiamo annunciato la presenza di questo figliolo, immediatamente si sono scatenate 3 televisioni giapponesi che ci hanno detto assolutamente noi veniamo perché ci serve, ci interessa. Io sono entrato in contatto sia col consolato che con l'ambasciata perché hanno detto a noi interessa molto la piazza di Milano in funzione del fatto che questo ragazzo, e non lo sapevo, è testimone delle Olimpiadi di Tokyo, quindi molto amato nel suo paese. Credo che questo sia una cosa fantastica, cioè sposi il fatto che questo personaggio sia certamente un campioncino, se non per non dire campione, visto quello che ci ha fatto a Padova quando abbiamo giocato, e certamente è anche una figura che è ben riconosciuta nel suo paese e credo che potrà essere molto utile anche qua da un punto di vista, se mi scusate il termine, di marketing e di penetrazione nella comunità giapponese. Tra le tante figure sulle quali Milano potrà contare l'anno prossimo c'è ovviamente, diciamo così, lo zoccolo duro formato dai vari Kozamernik, Pesaresi, Sbertoli, ma soprattutto un giocatore che l'anno scorso purtroppo Milano non ha potuto vedere in campo, che sarà importante soprattutto sul Taraflex, che è ovviamente la caratura morale e tecnica di Matteo Piano. Ma senti, noi abbiamo fatto un progetto. Il progetto nostro non è quello di vincere lo scudetto. Io mi sono sentito, per esempio, quando sono entrato nel mondo da pallavolo, con i dirigenti delle squadre avversarie. E ho detto, scusa, e ho chiesto a Massacesi, che è un amico, ho detto, scusa, ma dopo quanti anni tu hai vinto lo scudetto? E lui mi ha detto, l'ho vinto all'11° anno. Beh, insomma, noi siamo al terzo. Non voglio dire che dobbiamo aspettare altri 8 anni, perché sennò l'altro ieri ho fatto 65 anni, non voglio arrivare a 90 anni per vincere uno scudetto. Però è certo che il progetto che noi abbiamo fatto va anche nella direzione di avere dei fior di giocatori che ti possano dare un buon risultato. Matteo è stata una disperazione lo scorso anno, per lui, per primo, e per noi, perché questo figliolo, alla vigilia del campionato, insomma, è tornato che era, si è rotto, ecco, diciamo, da un punto di vista sportivo. È evidente che non averlo potuto schierare in campo mai, tutto il campionato è stato un male per lui che ne ha sofferto molto e sarà un bene per noi il prossimo anno, perché comunque sì, eravamo arrivati quarti senza di lui, immagino che con lui in campo e fuori dal campo, visto la bontà e anche la qualità umana di questo ragazzo, certamente ci saranno dei risultati straordinari. Presidente, si è parlato di progetto, allora le faccio le ultime 2 sollecitazioni. La prima è quella di un progetto che si basa sui valori, ma anche sui giovani talenti dentro e fuori dal campo, quindi una società che è sempre attenta a questi valori e che li porta avanti anche con fatti concreti. E poi su questa ripartenza, che ovviamente sarà un po', diciamo, zoppicante da un punto di vista dell'accesso probabilmente in prima battuta al palazzetto, ma che necessiterà ovviamente dell'affetto, della fiducia, della passione dei tifosi e dei vari spettatori che in questi anni hanno accompagnato Milano in giro per la Lombardia e adesso finalmente all'Allianz Cloud. Ecco, quindi questi 2 temi, i giovani e i valori da una parte e poi la fedeltà e la fiducia del pubblico dall'altra. Aggiungerei anche un dato, c'è qualcuno che mi ha chiesto, ma chi te lo fa fare? Io vivo buona parte dell'anno, non adesso per fortuna, vivo buona parte dell'anno negli Stati Uniti e c'è gente che mi ha detto, ma chi te lo fa fare di tornare a fare queste cose? In realtà la valutazione che ho fatto io è questa, io debbo qualche cosa a Milano, sono nato in quello che una volta, l'ho già detto un paio di volte questa cosa, sono nato in quello che una volta erano i bassi fondi, ma erano i bassi fondi di Milano, sono nato a Porta Genova.
A Milano ho fatto, a oggi fortuna, non lo so dei prossimi anni, ma a oggi ho fatto fortuna e questa cosa mi ha permesso di dire se posso restituire qualcosa alla città che mi ha fatto fare fortuna, lo faccio molto volentieri. Da qui che cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato la Power Volley Academy di fianco all'Alliance Cloud. La Power Volley Academy che cos'è? È un concetto nel quale noi appigliamo tutti i ragazzi che giocano con noi, che non è detto che tutti diventeranno campioni, ma tutti questi si affacceranno al mondo del lavoro. Tutte quindi le società, i nostri partner, quelli che una volta venivano definiti sponsor, si prendono due o tre di questi ragazzi nell'ultimo periodo della scuola e gli fanno fare quell'alternanza scuola-lavoro che vi permetterà di dire questo è il mondo del lavoro. L'anno scorso abbiamo lanciato all'Alliance Cloud, abbiamo lanciato il Volley for All. Chi sono gli All? Gli All sono tutti quelli che esistono ma che non hanno visibilità. Abbiamo fatto una bellissima iniziativa, l'organizzazione nostra è stata molto importante, ci ha supportato la Fondazione Umanamente e abbiamo dato visibilità a tutti coloro i quali, dicevo, esistono ma non si conoscono. E chi sono queste persone? Sono le ragazze della Nazionale Sordomute, sono i ragazzi del Sitting Volley, abbiamo fatto un incontro anche di danza acrobatica in carrozzina, ci sono stati i ragazzi che hanno fatto una partita, ragazzi che hanno problemi motori, ragazzi che hanno problemi di sensibilità, anche una volta si chiamavano down, quindi tutto questo concetto è quello che ha detto intanto noi ci siamo e facciamo anche queste cose. Da un punto di vista sportivo invece abbiamo fatto questo ragionamento, abbiamo detto lanciamo i giovani. Noi, partendo dall'alto, abbiamo comprato il Segrate, che è uno dei vivai più belli che ci sono in questo momento. Abbiamo fatto una sorta di gemellaggio con i Diavoli Rosa, facciamo giocare lì in parte i ragazzi, curiamo le giovanili, ne hanno convocati 4 o 5 adesso nelle nazionali giovanili, sia l'Under 19 che quell'altra, quindi direi che questo è il futuro. L'anno scorso abbiamo fatto debuttare due figlioli in campo, che quest'anno abbiamo mandato a giocare in A2 per fargli fare proprio un campionato vero e proprio per richiamarli l'anno prossimo e farli giocare con noi. Uno è Gironi e uno è Edicolo Offer. Due anni fa abbiamo lasciato andare Piccinelli, che addirittura è andato a giocare a Perugia ed è il secondo libro di Perugia. Quindi capisci, ci sono delle cose che noi facciamo che vanno sul territorio, che vanno sui giovani, che vanno su un programma. Ovviamente, adesso noi contavamo che l'anno scorso fosse stato l'anno zero, lo è stato, abbiamo avuto degli ottimi risultati anche di pubblico, non dimentico che con Sora, con tutto il rispetto per Sora, ma a quel momento era l'ultima in classifica, noi abbiamo avuto 4.200 persone. Mi viene in mente, delle volte vado a vedere l'Inter o il Milan, non dico di che squadra sono, così non divido il pubblico milanese, e vado a vedere l'Inter o il Milan che quando giocano non con la Juventus, non con il Milan, non così, ci sono veramente pochi spettatori. Perché ovviamente queste magari cadono un po' di attenzione. Milano è una città difficilissima, difficilissima. Milano è una città che pretende. Milano è una città dove tu o sei o non esisti. Quindi noi stiamo cercando di dire, intanto io cerco di esserci, cerco di fare, cerco di essere utile al territorio, cerco di essere utile ai giovani, cerco di avere risultati in campo e il contributo che ci hanno dato tutte quelle persone che l'anno scorso hanno fatto l'abbonamento ed è stato straordinario, perché all'anno zero fare quasi 1.000 abbonamenti è stata una cosa che francamente nessuno si aspettava, se considerate che credo di aver sentito Modena ne fa 3.000 o 3.500, la Modena, se non mi sbaglio, è la Juventus del calcio, della pallavolo, è evidente che noi siamo riusciti a fare una cosa fantastica e credo che quest'anno si ripeterà, pur con le difficoltà che però lascerei un attimo in sospeso, perché noi stiamo cercando di fare adesso un progetto tale per cui nell'abbonamento, a coloro i quali sottoscrivono l'abbonamento, è compreso anche un abbonamento a Eleven Sport, che è la società che ha l'accordo con la Lega per poter fare tutte le partite, nel quale abbonamento c'è soprattutto il fatto che ci puoi seguire anche in trasferta e se fosse a porte chiuse ci puoi vedere direttamente dalla televisione, ci potrai vedere sempre. Ecco, queste secondo me sono le cose che noi stiamo cercando di fare per essere utili al territorio, ai ragazzi e avere risultati. Presidente, veramente l'ultima, anche se le sue risposte sono sempre così ammalianti che staremmo qui ancora tanto tempo. Ha parlato di collettivo in campo, però c'è anche un collettivo che è quello fuori dal campo, che è formato da tutti quei partner che diceva che hanno sposato il progetto Power Volley. Nel futuro, che è comunque un futuro difficile da un punto di vista economico per tutto il mondo, l'importanza di avere accanto dei partner che condividono dei valori va oltre il valore economico di questi accordi, di queste partnership. Ma dunque, tanto per cominciare, io sono molto grato ad Allianz perché ha rinnovato
aumentando la sponsorizzazione per il prossimo anno. Allianz ha fatto un lavoro fantastico, ha fatto un lavoro fantastico, ci ha permesso di poter sbarcare a Milano con una squadra che fosse più che decente. Il secondo aspetto che tutti gli altri, e questo è il primo ringraziamento a loro, soprattutto nella figura sia dell'amministratore delegato che del direttore generale Maurizio De Vescovi, che è diventato anche un amico col quale andiamo anche qualche volta, ci incontriamo qualche volta anche fuori lavoro. La cosa importante in questo momento è che noi stiamo facendo delle cose in cui sembrerebbe che tutti i nostri partner dello scorso anno siano consapevoli e siano in grado di poter rinnovare la partecipazione. Per contro, noi stiamo lavorando assieme alla Lega, della quale sono nel Consiglio, Lega di Pallavolo, voglio specificare, la Superlega di Pallavolo, il Consiglio di Superlega di Pallavolo sta portando avanti un progetto assieme a qualche personaggio, tale per cui tutti coloro che sponsorizzeranno le squadre non avranno solamente la detrazione fiscale, ma potrebbero avere anche un credito d'imposta pari a un certo ammontare, a una certa percentuale dell'investimento che fanno nello sport. Questo non va solo a beneficio delle pre-squadre di vertice, ma soprattutto a beneficio delle squadre minori, diciamo così, delle categorie minori, quelle che hanno bisogno dei 2.000 euro per sopravvivere, ecco, andrà a beneficio a tutti coloro i quali li aiuteranno. Questo è il progetto che stiamo portando avanti assieme alla federazione, basket, assieme alla federazione. Tutte le federazioni sono un po' tese a far sì che il mondo ricominci, perché se no la vedo veramente, veramente difficile. Presidente, viva lo sport, viva la pallavolo e forza Power Volley. E forza Power Volley. E viva tutti voi altri che mi avete ascoltato. Grazie.